Facciamo ora un momento di silenzio e di raccoglimento. Siamoci in piedi per invocare la presenza del Signore in mezzo a noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, solo Dio benedetto in eterno. Amen. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatto, poiché Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura, e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Amen. Amen. Dice il Signore: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Amen. Benvenuti e benvenute a questo culto della sesta domenica del tempo ordinario. È un culto in presenza, nonostante le attuali avversità di tipo sanitario. Preghiamo affinché queste avversità siano presto superate grazie al vaccino, grazie alla responsabilità delle persone. Cantiamo ora il nostro primo inno, che è Forte Rocca. Forte Rocca è il nostro Dio, nostra sperma in Lui si fonda, ne sostien benigno e pio, nell'angoscia più profonda, il Cristo tentator a noi fa. Mostri pure il cuore.
ci figlio no. Leggiamo ora il Salmo 89. Io canterò per sempre la bontà del Signore. La mia bocca annuncerà la tua fedeltà di generazione in generazione, poiché ho detto, la tua bontà sussiste in eterno, nei cieli è fondata la tua fedeltà. Io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide mio servo. Stabilirò la sua discendenza in eterno ed edificherò il suo trono per ogni età. Anche i cieli cantano le tue meraviglie, o Signore, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi, poiché chi nei cieli è paragonabile al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli di Dio? Dio è terribile nell'assemblea dei santi e tremendo fra quanti lo circondano. Dio degli eserciti, chi è potente come te, o Signore? La tua fedeltà si manifesta attorno a te. Tu domi l'orgoglio del mare quando le sue onde si innalzano. Tu le placi, hai stroncato l'Egitto ferendolo a morte, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. I cieli sono tuoi, tua cura è la terra, tu hai fondato il mondo e tutto ciò che hai in esso. Hai stabilito il settentrione e il mezzogiorno, il Tabor e l'Ermon mandano grida di gioia al tuo nome. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Bontà e verità vanno davanti a te. Beato il popolo che conosce il grido di gioia. Esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia. Poiché tu sei il vanto della loro forza e con il tuo favore accresci la nostra potenza. Poiché il nostro scudo appartiene al Signore, il nostro Re al Santo di Israele. Tu parlasti allora in visione al tuo diletto e dicesti, ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto fra il popolo. Ho trovato Davide mio servo, l'ho unto con il mio santo olio. La mia mano lo sosterrà saldamente e il mio braccio lo rafforzerà. Il nemico non lo sorprenderà e il perverso non lo opprimerà. Io disperderò davanti a lui i suoi nemici e sconfiggerò quelli che l'odiano. La mia fedeltà e la mia bontà saranno con lui e nel mio nome crescerà la sua potenza. Stenderò la sua mano sul mare e la sua destra sui fiumi. Egli mi invocherà dicendo, tu sei mio padre, il mio Dio e la rocca della mia salvezza. Io inoltre lo costruirò non primogenito, mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Gli conserverò la mia grazia per sempre. Il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni dei cieli. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse. Ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna e il testimone che è nei cieli è fedele. Eppure tu ti sei adirato contro il tuo unto, l'hai respinto e disprezzato. Tu l'hai rinnegato, tu hai rinnegato il patto con il tuo servo, hai fatto cadere e profanato la sua corona.
Hai abbattuto tutti i suoi baluardi, hai ridotto in rovina le sue fortezze. Tutti i passanti l'hanno saccheggiato e è diventato lo scherno dei vicini. Tu hai reso vittoriosa la destra dei suoi avversari, hai rallegrato tutti i suoi nemici. Hai smussato il taglio della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai fatto cessare il suo splendore e hai gettato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, l'hai coperto di vergogna. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto e l'ira tua arderà come fuoco? Ricordati quanto è breve la mia vita e per quale vanità hai creato tutti i figli degli uomini. Qual è l'uomo che viva senza vedere la morte, che scampi l'anima sua al potere del soggiorno dei morti? Signore, dov'è la tua antica bontà che giuraste a Davide nella tua fedeltà? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi. Ricordati che io porto in cuore quello di tutti i grandi popoli. L'oltraggio di cui ti hanno ricoperto i tuoi nemici, o Signore. L'oltraggio che hanno gettato sui passi del tuo unto. Benedetto sia il Signore per sempre. Amen. 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 Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questo giorno e quest'ora, un giorno e un'ora che hanno per la nostra vita un valore particolare. Sono un tempo di pace, di ascolto e di lode, un tempo per cui, per mezzo del tuo Santo Spirito, impariamo a vivere in comunione con Gesù Cristo. Ti lodiamo perché ci ami e ci accogli noi tutti come tuoi figli e figlie. Ti lodiamo per Gesù Cristo che ci ha fatto conoscere la realtà del tuo regno. Ti lodiamo per lo Spirito Santo che ci riunisce con tutte le nostre differenze e fa di noi un solo popolo, ovvero il tuo popolo. Ti lodiamo per questo giorno che ci prepara la gioia del tuo regno e cantiamo la tua gloria. Amen. Amen. Cantiamo la lode al Signore con Non conosce mai il Regno. Israel.
Markuto Leoham, Leoham Bahae, Barushenku, Markuto, Markuto Leoham, Leoham Bahae, Markuto Leoham, Leoham Bahae, Markuto Leoham, Leoham Bahae. Di peccato, analizziamo la nostra coscienza sulla base della legge che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha così riassunto. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E ama il tuo prossimo come te stesso. Di fronte questo sommario della legge di Dio, noi ci confessiamo peccatori, ci confessiamo trasgressori, ci confessiamo inadeguati. Facciamo ora un momento di confessione silenziosa di fronte al Signore. Lavatemi, purificatemi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Amen. Cantiamo ora, purifica mio Signore. L'assemblea canta il ritornello in grassetto e l'ultima strofa. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Fammi udire gioia e allegrezza, risulteranno le ossa umiliate. Dai miei errori nascondi il tuo volto e cancella tutte le mie colpe. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.
cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo, non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Ritorna a me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno spirito risoluto, insegnerò ai peccatori le tue vie, e gli erranti ritorneranno a te. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Liberami dal sangue, oh Dio, mia salvezza, e la mia lingua griderà la tua giustizia. Signore, aprirai le mie labbra, la mia bocca annuncerà la tua lode. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Sia gloria al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Cristo Signore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Andiamo in piedi per ascoltare l'annuncio della grazia e del perdono di Dio. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. In questa parola la Chiesa può annunciare a tutti coloro e a tutte coloro che sono pentite e pentite del loro peccato, che il loro peccato è perdonato, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ringraziamo il Signore cantando Amazing Grace. Immensa grazie. Immensa grazia del Signor fu lei che mi trovò da lui lontano, a me guardò, perduto mi salvò. Cancellare
10. Recitiamo l'articolo 7, 10, 11 e 13 della Confessione Augustale. Allo stesso modo insegnano che la Chiesa una e santa sussisterà in perpetuo. Invero la Chiesa è l'assemblea dei santi nella quale si insegna l'Evangelo della sua purezza e si amministrano correttamente i sacramenti. E per la vera unità della Chiesa è sufficiente l'accordo sull'insegnamento dell'Evangelo e sull'amministrazione dei sacramenti. Non è invece necessario che siano comunque uniformi le tradizioni istituite dagli uomini, cioè le riti e le cerimonie. Come dice Paolo, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Quanto alla cena del Signore, insegnano che il corpo e il sangue di Cristo sono veramente presenti e sono distribuiti a coloro che si nutrono della cena del Signore. Disapprovano coloro che insegnano diversamente. Quanto alla confessione, insegnano che la soluzione privata sebbene la confessione non sia necessaria all'enumerazione di tutte le colpe. Sarebbe infatti impossibile a quanto assegna il fallo, chi conosce i suoi errori. Sulla funzione dei sacramenti insegnano che i sacramenti sono stati istituiti non tanto perché siano un contrassegno tipo della nostra professione di fede tra gli uomini, ma piuttosto perché siano segni e testimonianze della volontà di Dio nei nostri confronti, proposte a noi per suscitare e rafforzare la fede in coloro che se ne avvalgono. Bisogna perciò servirsi dei sacramenti al fine di pervenire a una fede che creda alle promesse che sono a noi presentate e dichiarate mediante i sacramenti. Amen. Amen. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. Amen. La prima lettura di oggi è dal Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetti da 2 a 7. Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetti da 2 a 7. Quale mi giglio tra le spine, tale è la mia mia tra le fanciulle. Quale un meno tra gli alberi del bosco, tale è l'amico mio tra i giovani. Io desidero sedermi alla sua ombra, il suo frutto è dolce al mio palato. Egli mi ha condotta nella casa del convito, insegna che stende su di me e a me. Fortificatemi, ho schiacciato di qua passa, sostentatemi con me perché sono malata d'amore. La sua sinistra sia sotto il mio capo, la sua destra mi abbracci. Figlia di Gerusalemme, io vi scongiuro per le gardelle, per le scelte dei tanti. Non svegliate l'amore mio finché lei non lo desideri. Dio santificaci nella verità, la tua parola è verità. La seconda lettura è dalla prima epistola di Paolo ai cristiani di Corinto, capitolo 13, versetti da 1 a 13. Prima Corinzi 13, versetti da 1 a 13. Se
parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce della con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. O Dio, santificaci nella verità, la tua parola è verità. Ecco, ora dunque il testo della predicazione di oggi, che è dall'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetti da 12 a 17. Giovanni 15, 12, 17. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E fin qui la parola del Signore, il Signore stesso benedica l'annuncio e l'ascolto della sua santa parola. Amen. Cari fratelli, care sorelle, siete qui presenti, che ci ascoltate in diretta su internet e che ci rivedete sul nostro canale YouTube. Ecco, queste non erano le letture del lezionario di oggi. Sono letture che io ho scelto. Ho scelto perché oggi è il 14 febbraio. 14 febbraio è comunemente San Valentino, la festa degli innamorati. Una festa talmente leziosa e ipocrita che merita di essere celebrata leggendo dei brani in cui nella Sacra Scrittura si osserva, si conosce, si impara il vero amore. La prima lettura, quella del Cantico dei Cantici, e purtroppo non abbiamo potuto leggere una porzione più ampia, perché il Cantico dei Cantici è un libro della Bibbia bellissimo. Vi è questa tradizione, forse leggenda, per cui
nella tarda antichità questi rabbini della diaspora, perché il Tempio di Gerusalemme era già stato distrutto dall'imperatore Tito, si riuniscono per stabilire per una volta per tutte il canone delle scritture ebraiche, dell'Antico Testamento, della Bibbia ebraica, che si è costituito paradossalmente dopo il Nuovo Testamento, la scrittura ebraica. E allora c'era un dibattito abbastanza acceso se inserire il Cantico dei Cantici nel canone oppure se ritenerlo un testo apocrifo, finché un rabbi autorevole si alzò e disse: tutta la scrittura è santa, ma il Cantico dei Cantici è santissimo. Ecco, il Cantico dei Cantici si può vedere in tanti modi, metaforici: l'amore di Cristo per la sua Chiesa, l'amore di Cristo per i suoi discepoli, però rimane ed è un bellissimo canto erotico. Erotico nel senso più alto e più pieno. Non è formato da banalità come si leggono nei bigliettini dentro i baci di perugina, giusto per fare pubblicità molto chiara, o nei biscotti della fortuna cinesi, diciamo per par condicio. Infatti, nessuno il 14 febbraio per San Valentino va a leggersi il Cantico dei Cantici per avere il modello dei Santi Sposi, per avere il modello erotico che Dio ci ha dato, per vedere che Dio non è contrario, come spesso la tradizione cristiana e le chiese dei secoli, non è contrario alla fisicità, alla sessualità in sé. Però si preferisce appunto venerare questo santo, su cui le notizie biografiche sono molto, molto brevi e molto discutibili a livello storico, che avrebbe sposato questi due ragazzi in una edizione, diciamo, paleocristiana della storia di Romeo e Giulietta, con le famiglie che non erano d'accordo, con le persecuzioni dei pagani nei confronti dei cristiani, e si prende a modello per l'amore, quando la scrittura abbiamo già tutto il modello che ci serve dell'amore fra gli esseri umani, che è un riflesso dell'amore infinito che Dio ha per noi e per tutte le sue creature. Se dovessimo trovare un modello di amore nel creato, forse sarebbe più facile trovarlo negli animali, che pur condizionati anche loro dal peccato, sono molto più sinceri nelle loro reazioni emotive, spesso. L'amore. L'amore soffre ogni cosa. Quanti matrimoni invece crollano oggi alla prima difficoltà? Io ho assistito a scene dolorose nel mio ministero pastorale di persone che lasciano il proprio partner sul letto d'ospedale perché hanno diagnosticato al partner un tumore. Non è certo un esempio di amore che soffre, che spera, come ci dice l'Apostolo Paolo. Ora, nessuno di noi, e io tantomeno che non sono sposato, ha una ricetta per una felicità di coppia, per un matrimonio felice. E più mi guardo intorno e più vedo che nei matrimoni felici ce ne sono ben pochi. Ma se c'è una cosa, pur nelle difficoltà, anche nei litigi, che mi hanno insegnato i miei genitori, è che per una felicità di coppia ci vuole innanzitutto agape, cioè un amore che dona e che non pretende. Ci vuole che l'uno per l'altra o per l'altro siano tra i migliori amici,
siano pazienti, abbiano soprattutto stima e considerazione per il popolo. Che non nascondano le divergenze, i litigi sotto il tappeto come la polvere, ma che se ne parli apertamente, sempre tenendo a mente il rispetto, la stima, la considerazione per l'altro. Questo forse è un'indicazione per un rapporto di coppia, per un matrimonio felice. Gesù ci invita a trarre l'infa dal proprio rapporto di coppia, dicendo: questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. E quindi, oltre a Eros, c'è, ed è un Eros benedetto da Dio, sempre, anche al di fuori del matrimonio ufficiale, e anche quando diciamo non si abbia una vita sessuale diciamo regolata, o come alcune chiese dicono una vita sessuale un po' disordinata, bisogna sempre dirsi che finché c'è un consenso fra le persone, queste sono cose che a Dio non interessano, interessa che noi ci amiamo gli uni gli altri. Io in queste fredde giornate ho ricevuto alcune chiamate per delle persone che sono senza casa, che dormono alla ghiaccio con queste temperature. Ecco, è in questo che dall'eros, che può essere egoistico, si passa all'agape, cioè all'amore che dona, all'amore che combatte le ingiustizie. È una cosa, questa mi ha fatto ribollire il sangue negli ultimi giorni, da essere quasi impotenti di fronte a queste ingiustizie, di fronte a persone che non hanno nemmeno il diritto a un pasto caldo, a una doccia calda, a un letto con una coperta, e che sono condannate a soffrire e spesso a morire per le ingiustizie della nostra società. Quindi invece di appropinquarci, invece di cedere a questa festa consumistica, ai cioccolatini a forma di cuore, alle scene romantiche, che comunque in questo periodo, viste le condizioni sanitarie, sono sempre più difficili da fare fuori da casa, che spesso sono fatte solo per avere una buona occasione anche per conseguire un rapporto sessuale, perché diciamoci che spesso nelle coppie San Valentino viene oggi festeggiato per quello, e in questo modo quel rapporto sessuale che sarebbe santo e giusto viene insozzato da tutta questa retorica consumistica. Ecco, invece di pensare a queste cose futili e che a me paiono non solo irritanti ma anche povere e miserevoli, ecco, pensiamo in un giorno come questi all'amore di Dio per tutte le sue creature, pensiamo a lottare con l'amore affinché non ci siano più ingiustizie. Pensiamo, nell'assenza dello Stato, delle pubbliche autorità, a dare un qualcosa a questi fratelli e sorelle che soffrono molto più di noi, soprattutto a livello materiale, un qualche conforto, un letto caldo, una tazza di tè bollente, un cioccolatino, una coperta con cui difendersi dal freddo. È questo che ci chiede Gesù in questo passo del Vangelo di Giovanni. Andiate e portiate frutto. E il frutto si dimostra nell'amore, perché come dice sempre Giovanni nella sua prima epistola,
se non amate il vostro prossimo che vedete, toccate, e di cui vedete, toccate, aggiungo io, le sofferenze, come potrete mai dire di amare Dio che non avete mai visto, mai conosciuto e mai toccato? Quindi usciamo dalle nostre chiese, usciamo dall'ipocrisia, rifiutiamo questo consumismo, rifiutiamo una falsa romanticheria che è roba dell'Ottocento, e ci sono state delle matrimoni felici in ogni tempo senza essere necessariamente romantici. È molto più romantico prendere questo giorno che viene dedicato alle coppie e portare delle coperte alle senza tetto, portargli da mangiare da un ristoro caldo, molto più romantico che non egoisticamente rinchiudersi in questi momenti miseri, con scopi ancora più miseri. Io sono stato per 2 anni vice pastore alla Chiesa Metodista di Terni e mi ricordo, a Terni c'è la cattedrale e c'è la chiesa, il santuario di San Valentino, appunto. Oggi si festeggia, grande festa a Terni in genere, anche se presumo che le processioni viste, che siamo in zona arancioni rossa, non vi siano. Ma ci fu una guerra quasi che diventò lo scontro fisico, perché il vescovo aveva richiesto che le presunte spoglie del santo fossero esposte per la festa di San Valentino nel Duomo, e i parrocchiani della Basilica di San Valentino vollero interrompere la processione a tutti i costi per non far asportare queste spoglie. Ecco, questo urla contro tutto quello in cui noi crediamo e tutto quello che c'è nella scrittura. Cioè, invece di prendere, anche volendo ammettere questa figura, ma volendo ammettere questa figura nel senso dell'amore di Dio, ecco una disputa su delle ossa che neanche sappiamo se sono quelle veramente del santo, anzi sono probabilmente delle ossa medievali che nulla hanno a che vedere, volendo rendere tangibile nella miseria ciò che è grande nello spirito, cioè l'amore di Dio. Ecco qual è l'ipocrisia e la miseria di questa falsa festa, ed ecco perché oggi ho scelto queste letture per ribadirvi, cari fratelli e care sorelle, qual è la vera dimensione dell'amore di Dio. L'amore di Dio dentro la coppia, fuori dalla coppia, nella comunità cristiana, nel mondo. E allora per San Valentino andate e coprite vestite chi è nudo, date da mangiare a chi è affamato, date da bere a chi è assetato, ed evitate di rinchiudervi una volta ancora di più durante l'anno nel vostro e nel nostro egoismo. Amen. Siamo insieme l'inno 339 delle Nati Cristi. Veglia al mattino, anche orche un cielo sembra annunziare calmo il disereno, vuol tuo orizzonte diventare oscuro e la tempesta sorge in un barile. Veglia al mattino,
Cristi veglia sempre, veglia in ogni luogo, che sempre ovunque puoi cader qua giù, così del mal potrai spezzare il gioco e pregustare la pace di lassù. Veglia al mattino, la sera veglia ancora, si veglia ancora, prega e si fedele. Chi vuole seguire la liturgia eucaristica può andare a pagina 64 del libretto delle liturgie. Il nostro Signore Gesù Cristo dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. O Signore, concedici la tua pace. Scambiamoci un gesto di pace, riconciliazione ed affetto nel nome di Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Li leviamo in alto al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Dio nostro Padre e nostra Madre, noi ti rendiamo grazie e ti lodiamo per tutto ciò che hai fatto per noi, per la nostra vita con le gioie e i dolori, per il creato splendente e bellissimo che hai fatto, per il dono di ogni giorno che si aggiunge alla nostra vita. Per questo vogliamo lodare all'infinito il tuo nome santissimo. Santo, 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 santo è il nostro Dio, Signore della terra, Signore della storia. Ci accompagna nel cammino e giorno di tristezza dell'universo e unico Signore. Benedetto il nome del Signore, ora e in eterno. Cantiamo ora il simbolo 76. Tu sei la mia vita, altro io non so. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me, io ti prego, resta con me. Signore nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Santo, tu ci ami
anche quando noi ci allontaniamo da te. Per noi hai inviato il tuo figlio unigenito Gesù, che ha guarito chi era malato, che ha pianto per coloro che erano tristi, che ha perdonato i peccatori per mostrare al mondo intero il tuo amore infinito per noi. Egli morì sulla croce e tu l'hai fatto risorgere in gloria. Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Amen, Signore. Signore, manda il tuo Santo Spirito affinché questo pane e questo vino possano per noi significare realmente il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Questo pane che noi spezziamo è la comunione con il corpo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è stato spezzato sulla croce per noi. Questo calice della benedizione per il quale rendiamo grazie, la comunione con il sangue del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è stato sparso sulla croce per noi e per tutti. Venite, questa cena apparecchiata per tutti e tutte, venite, chi professa la fede nel Signore Gesù risorto per la nostra salvezza, partecipi a questa festa. Corpo di Cristo da noi. Corpo di Cristo da noi. Corpo di Cristo, il sangue di Cristo da noi. Il sangue di Cristo da noi. Preghiamo. Dio di gloria infinita, abbiamo visto che i nostri occhi toccati con il nostro cuore. Il pane di salvezza e il pane del cielo, rafforzaci nella vita comune. Fa che possiamo crescere in amore per te, gli uni per gli altri, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Momento degli annunci. Ringraziamo sempre il Presidente Luigi Mannelli, perché ci concede, nonostante il circolo sia chiuso, di poter esercitare il nostro diritto di culto. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei PCM e del protocollo che è stato firmato dalle chiese protestanti evangeliche e anglicane con il governo italiano. Il prossimo servizio divino in presenza avrà luogo, a Dio piacendo, domenica 28 gennaio,
di 16 e 30 febbraio, sì, ho sbagliato, 28 febbraio, quindi tra due settimane, alle 16.30 circa, e oggi abbiamo iniziato in ritardo, ma ci sono stati problemi di allestimento, anche di disinfezione, perché bisogna sempre fare la disinfezione prima e dopo l'attività di lavoro. Oggi ricordiamo nel calendario dei martiri e delle persone che con la loro vita suscitano fede, Cirillo e Metodio, missionari che hanno evangelizzato il popolo islamico. Se non ci sono altri annunci, a Dio piacendo, e se la situazione sanitaria lo permetterà, le prime iniziative in presenza che esulino strettamente dal punto dovrebbero esserci verso metà maggio per la settimana di lotta contro l'omotransfobia. Speriamo di poterle fare anche con le precauzioni. Raccogliamo ora le offerte per l'opera di benefizio. Padre, accetta il nostro dono gioioso, il dono del nostro denaro, il dono del tempo necessario per guadagnarlo, il dono del tempo necessario per l'ascolto della tua parola. Amen. Il momento del preghiera e intercessione che intercaliamo con il nostro solito responsorio. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu con l'amore. Vorrei chiedervi, fratelli e sorelle, di pregare per la mia salute, perché come molti di voi sanno è piuttosto malconcia e malferma. Vorrei che pregaste il Signore anche coloro che sono malati in ospedale, pieni cercando un senza tetto che c'era stato segnalato che dormiva nell'area dell'ospedale Careggi, per fortuna o non per fortuna, non si sa, lo mettiamo nelle mani del Signore, speriamo abbia trovato qualche rifugio più solido, non l'abbiamo trovato, siamo comunque
passati nell'unità oncologica dell'ospedale Careggi, quindi tutti i malati di tumore, per Emanuele Di Prato, che ha partecipato, anche se da non credente, ad alcune delle nostre attività, che recentemente ha avuto diagnosi di un tumore, tutti quelli familiari che li sostengono, familiari che hanno malati terminali. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amor. Io voglio pregare per tutti, vi chiedo di pregare con me per tutti quelli che hanno il denaro come unico obiettivo della loro vita. Che sono tanti, sono potenti e decidono delle nostre sorti. Perché il Signore li illumini, li aiuti a comprendere la pochezza delle loro aspettative e li perdoni per il male che fanno. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. C'è un momento di intercessione un po' speciale, non lo facciamo sempre, ma ognuno di noi può pronunciare i nomi di persone care che non ci sono più. Non tanto per pregare per i morti, perché sono già nelle migliori mani possibili quelle del Signore Dio, ma per avere noi conforto e perché Dio conforti anche le altre persone che sentono la loro mancanza. Io penso a Maria e ad Alberto, a Walter, a Pompeo e a Giancarlo e anche a Matteo. Quelle che non abbiamo avuto il coraggio di esprimere in pubblico, tu conosci i nostri cuori. Tu vogliamo pregare per tutti coloro che sono vittime dell'ingiustizia e quindi sono nella sofferenza, affinché tu non solo li possa vendicare, ma come ha detto prima Marta, tu possa convertire i cuori di coloro che sono fonte di ingiustizia. Ti preghiamo per coloro che nel mondo esercitano l'autorità, rendili disposti a governare non nel loro interesse o nell'interesse di una classe particolare, ma nell'interesse e nel bene comune. E rendici a nostra volta solleciti nell'esercitare i nostri diritti e i nostri doveri. Ti preghiamo per la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e per questa nostra piccola Chiesa, rendila fedele nel suo servizio a te. Tutto questo noi ti preghiamo nel nome e per amore di Gesù Cristo, nostro Signore, che ci ha insegnato a pregarti con queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E ora cantiamo l'ultimo inno, Gloria al Padre e al Figlio, e lo cantiamo 3 volte. Gloria al Padre, al Figlio.
fede affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Amen, Signore. Amen. E ora per chi vuole c'è l'unzione degli infermi, che serve non solo alle infermità fisiche, ma alle infermità anche psichiche, psicologiche, alle ferite della nostra anima. Signore, attraverso questa santa unzione, proteggi, custodisci, consola la tua sorella madre. Amen. Signore, attraverso questa santa unzione, proteggi, custodisci e consola il tuo fratello Francesco. Amen. Pace a te.